saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo il nuovo Alcatel One Touch Duet Dream, un telefono che, appunto, come dice il nome, appartiene alla famiglia dei telefoni di Alcatel con il supporto alla doppia SIM, ma che fa del suo elemento caratteristico questa forma particolare. Un telefono molto aggraziato, bellissimo esteticamente, che probabilmente ha nel suo, nelle donne, nelle giovani ragazze, il suo utente finale. Un telefono che sembra veramente un piccolo gioiello, un cofanetto di dimensioni molto, molto contenute. Davvero molto bello, e certamente. Potrebbe essere interessante, visto il periodo e l'approssimarsi del San Valentino, potrebbe essere un regalo molto, molto carino. Telefono con un sistema operativo proprietario di Alcatel, un telefono secondo me con una doppia faccia. Devo dire anch'io che l'approccio che ho avuto nel suo utilizzo è stato quello di un telefonino così molto modaiolo. Invece vi devo dire che è un telefono invece con delle potenzialità notevoli. Sono rimasto addirittura stupito da alcune funzioni. Adesso qualcuno la vediamo un po' meglio. Parliamo un attimo della parte fisica del telefono. Telefono naturalmente, come si può vedere, a conchiglia quasi quadrato, dimensioni 70x70x16,8 quando è chiuso, quindi un pochino spesso, però in realtà poi è molto piccolo nel suo perimetro. E display da 2,4 pollici con risoluzione 320x240 pixel, quindi un quarter VGA, a 262.000 colori. Come si può vedere, una tastiera QWERTY estesa veramente ben funzionante, gradevolissima da utilizzare, due soft touch per il controllo dei menu posti alla base del display, tasto di accensione e spegnimento del telefono, tasto di inizio della chiamata. Presente naturalmente la feritoia della capsula auricolare per la voce, e poi questo effetto a specchio veramente molto elegante. Ci sono anche questi due gommini per evitare che il telefono traballi. Da chiuso devo dire che dà veramente una sensazione di solidità inaspettata, considerando l'oggetto. Altra cosa carina che si può vedere è la parte esterna, la parte superiore della nostra conchiglia. Adesso si sta vedendo un motivetto di fantasia, e tra poco vedremo anche comparire l'ora. Noi potremo anche a nostro piacimento, ecco adesso si vede appunto l'ora, potremo a nostro piacimento tramite il menu interno andare a scrivere qualcosa di carino, potremmo andare a scrivere, non so, qualora lo regalassimo alla nostra fidanzata, il suo nome, qualcosa di simpatico. Avremo a disposizione questo quadrato di LED sul quale poter scrivere quello che vogliamo. Nella parte superiore troviamo anche questa fotocamera, una fotocamera da 2 megapixel sprovvista di flash e di autofocus, che permette anche di girare video in risoluzione 288x352. Naturalmente è una fotocamera che risente di qualche limite, ma comunque permette di essere utilizzata in normali condizioni di luce, fa delle foto tipiche da telefono cellulare. Vediamo qualche impostazione del telefono. Ecco, due cose che subito mi balzano all'occhio, anzi mi fanno ricordare che non ho parlato della parte hardware del telefono. Telefono che, come dicevo, monta un sistema operativo proprietario di Alcatel, un processore da 208 MHz, quindi è molto reattivo nel fare le operazioni. Consideriamo che non è un sistema operativo sui generis come può essere Android, Windows Phone o iOS. È un sistema operativo proprietario, quindi una piattaforma sostanzialmente chiusa. Un processore a 208 MHz l'aiuta a girare senza il minimo problema. La parte radio è una GSM quadribanda, ma con supporto Edge, quindi abbiamo velocità di scambio dati poco sopra i 230 230 K, che naturalmente, se confrontati con i valori attuali dell'HSUPA, dell'HSDPA, sembrano
sembrano sproporzionati. Di fatto, in alcune situazioni lo sono, però ci viene in aiuto, come possiamo vedere, Opera Mini in versione 5 che è precaricato. Devo dire che le prestazioni di Opera Mini sono sempre più incredibili. Adesso provo a entrare nel nostro sito. Considerate che naturalmente sto navigando con una SIM normale all'interno del telefono, una SIM Vodafone in questo caso. Adesso proviamo a vedere il tempo di apertura della pagina, considerando appunto che siamo sprovvisti di connettività anche dell'UMTS basico. Vediamo un attimo quanto ci mette. Ecco, la pagina è già arrivata. Considerate che la nostra pagina non è una pagina estremamente complessa, ma non è neanche leggerissima. È presente quella famosa lente che Opera usa già da moltissimo tempo. Qualcuno ricorderà, era presente sui browser di alcuni Nokia Symbian qualche anno fa, che permette di zoomare sulla pagina. Quindi noi ci troveremo a vedere tutti i nostri articoli, in questo caso senza nessun problema. Come dicevo, siamo in presenza comunque di una navigazione più che dignitosa, considerando appunto il supporto della rete. Merito è parte del processore che comunque, come dicevo, è comunque reattivo, considerando la piattaforma sul quale gira, e certamente anche dell'aiuto di Opera Mini, che sinceramente non smette mai di stupirmi per le sue prestazioni. Ecco, addirittura io ho cliccato adesso su un nostro video di prova e sta avviando il servizio di streaming, quindi sarà poi possibile addirittura vedere i filmati. Usciamo un momento dal browser. È presente anche il client Facebook, il client di Twitter, comando della fotocamera. Possibilità di vedere naturalmente le immagini che abbiamo scattato, i nostri video, addirittura si possono settare dei profili, un buon client mail che funziona bene, un browser WAP che ritengo, data la presenza di Opera, essere sostanzialmente inutile, addirittura un file manager, la radio FM, registro delle chiamate, un motore Java, le previsioni del tempo, possibilità di programmi di instant messenger. La sveglia, un voice recorder, fusi orari, un'agenda ben funzionante, la calcolatrice, attività, la possibilità di scrivere delle note, un convertitore di valuta, il Bluetooth, addirittura la possibilità di sincronizzare il telefono con alcuni account. Quindi, come dicevo, benché sia un telefono in apparenza molto giocoso, molto ludico, permette, se spremuto, di essere utilizzato forse come un assistente lavorativo per determinate situazioni. Certamente verrà utilizzato da chi gradisce queste forme, questi colori, però ripeto, non va visto come un giocattolo perché non lo è assolutamente. Abbiamo all'interno delle impostazioni la possibilità di gestire le nostre SIM perché, come dicevo prima, è un telefono con il supporto dual SIM, quindi potremmo utilizzare contemporaneamente due numeri di telefono. Questo lo rende naturalmente estremamente comodo. Poi niente, tutte le altre impostazioni normali. Se andiamo sulle impostazioni del telefono e andiamo sul display, ci troveremo dove c'è scritto display LED nella possibilità di impostare quello che stavamo vedendo prima, quindi il display esterno del nostro telefono. Nella parte posteriore del telefono non abbiamo nulla se non la scritta One Touch. Sotto al cover abbiamo naturalmente la sua batteria, una batteria al litio da 850 mAh, che ha delle doti di durata che sono diventate sconosciute per i telefoni con sistema operativo aperto tipo gli Android. Naturalmente, dicevo, doppia SIM, la batteria e c'è anche il supporto per la micro SD, quindi potremo anche archiviare senza il minimo problema una buona quantità di dati, per esempio di musica che potremo poi ascoltare tramite delle belle cuffiette bianche che vengono date in dotazione con il telefono. Bene.
Direi che per questa presa di contatto con l'Alcatel Dream possiamo finire qua. Un telefono veramente molto sfizioso e molto, molto particolare che secondo me potrebbe essere un ottimo regalo per il prossimo San Valentino. Ringrazio ancora Alcatel per averci messo a disposizione questo esemplare per la prova e un saluto da Ivan e alla prossima.